Troppo, vero? Allora ne facciamo solo 5, eh? 5 modi per dire sentite che capolavoro. Allora, punto numero 1. Qual è l'ospedale più vicino qua? Sulmona? Ferro, ci fermiamo qua, domani ti porto a Sulmona, fai un attack, va bene? E ti porti pure loro. Facciamo un controllo. E come cosa ha detto l'attacco? Tutto a posto, guarda che sbagliano queste macchine, sbagliano. Uno, diglielo mentre dorme. Appena si addormenta, sussurrale per un paio di ore il tuo messaggio d'amore nell'orecchio. Il mattino dopo se ne ricorderà. Si ricorderà che ha sposato un minchione, quello si ricorda. Due, diglielo coi cioccolatini. Compra una scatola di cioccolatini e inviala alla tua compagna, ma se lei è a dieta, inviale soltanto la scatola. Basterà il pensiero, ma sei scemo, ma poi la sera vuoi fare l'amore con lei? Lei cosa ti potrebbe dire? Senti, solo per stanotte, vai in bagno, fatti passare il pensiero solo per stanotte. Questa, diglielo attraverso la finestra. Appena esce sul balcone, chiudila fuori. Appanna il vetro e scrivi le frasi d'amore. Si divertirà un mondo. Ma se, a gennaio a Campo di Giove. La chiudi su, questa è l'uomo dei ghiacci, ma sai quanto si diverte sta donna? E infine arriva il missile, tenetevi, mo ridiamo, ma davvero che ne resterà soltanto uno, ne resterà per, e sarà quello che gira per la piazza a cagare il cazzo a tutti gli spettacoli. Diglielo con il cibo, tenetevi, ungiti le dita con del lardo. Poi scrivi ti amo sulla sua borsetta. Appena piove, vedrà la scritta. È un capolavoro. Però vi ho promesso i fuochi, vivere sani e belli. Tempo fa è uscito con questo manuale, dice il maschio italiano ha perso dei punti. Tu, maschio italiano, se inviti a casa tua una donna per la prima volta e non vuoi fare brutta figura, segui queste 10 regole. Quando le ho lette ho detto, siamo arrivati alla frutta. Pronti? Le 10 regole per una notte d'amore, quando ridere. Vero? Com'è? Ti sei riscaldato un po', dai, va, sopportano le suore e poi. Stai divertendo? Alla faccia di chi? Stai divertendo alla faccia, ma di chi? Poi ho detto alla faccia mia, quindi. Ma siete strani qua però, eh? Scherzo, scherzo. Allora, le 10 regole per. No, no, non applaudite che non vorrei avere con voi un ricordo troppo. Senti Ferro, vieni qua, io voglio fare un video con loro, vieni qua perché io non posso non mettere sta roba su Facebook. Allora, sentite, da quando è partito il tour lo sto facendo con tutti, chiaramente, e posso non farlo con voi. Guarda, mo che idea del cazzo che mi sono inventato. Allora, facciamo così. Io dico, dalla piazza di Campo di Giove, all'Aquila, io e un po' di amici volevamo farvi un ciao. Ad esempio, napoletani, ciao, romani, milanesi. Voi andate a vedere il bicchiere. Cos'è successo? Ma siete solo voi? Madonna che voglia di morire. Ma scusate, Napoli, Roma, poi datemi, non possiamo essere. Pescara, allora Pescara, Napoli, Roma, Milano, fate Lombardia, fate. Fa un po' cagare, per poi. Qua? Chiedi, allora io, vabbè, mo vediamo che cazzo viene fuori sta roba, guarda. Poi la metto stasera, lo metto sulla mia pagina per vedere i bei momenti. Ci ricordiamo anche così mi rimangono impresse le facce. Se qualcuno di voi lo rivede in qualche mio spettacolo, quando è vero il Dio non entra. Allora, tieni. Allora, una cosa, non so che non siete abituati, per.
fate un favore personale, ridete. Copritevi bene. Allora ridete, lo so che ridete, va bene, facciamo finta. A un certo punto io mi giro, faccio così e voi dai che è quasi finito lo spettacolo, ce la fate ancora, ridete, tu riesci poi, se no devi andare in ortopedia, tu tutto il tempo stai così, non riesci a fare sto cazzo di movimento, tutto il tempo stai così. Bene, vai, sei pronto? Vai Ferro che facciamo ancora sta roba, poi due battute e scappiamo, la macchina l'hai messa in moto? Dai, ok. Amici di Facebook, come sempre un saluto, questa volta da Campo di Giove, provincia dell'Aquila, e vi voglio fare dare, che cazzo spema, vaffanculo. Vi voglio fare dare, ma senti che italiano, parlavo come i carabinieri, vi voglio stato fatto dato un saluto, sono quello che era là, come va? Si sta divertendo? Abbastanza, sì. Cerchiamo di rimanere sempre distaccati, Non diamo una soddisfazione, ma neanche poco. Signora, sta con lui? Ma cosa c'ha, i soldi? Scherzo. Dai, Ferro, andiamo. Vai, così? Vediamo che cazzo riesco a dire a sto giro, andiamo. Allora, Campo di Giove, L'Aquila, io e un po' di amici abbiamo pensato a dei saluti originali, ad esempio, amici napoletani, ne abbiamo? E poi, amici romani, ne abbiamo? Ok, amici della Lombardia, guarda che pena infinita, però abbiamo gli amici di Pescara, dove sono? E poi abbiamo gli amici di Napoli abbiamo già detto, Chieti. Purtroppo quelli di Chieti sono morti durante la serata, vi giuro che c'era. Tutti quanti insieme al mio tre scatenate l'inferno, 1, 2, 3, dai, vai, basta, questo è il massimo che possono fare perché fa pure freddo, ci sono 13 gradi, ciao. Vai via Ferro, andiamo via da sto posto, andiamo via. Finito lo spettacolo lo rimetto così potete vedere i momenti che ridevamo tanto. Ti sei riscaldato? Vabbè, ma Chieti non ce l'avevamo Chieti? Ma qualcuno mi ha risposto, Chieti? Tu mi hai risposto, Chieti? Tu sei di Napoli, hai detto Chieti, hai fatto Madonna santa, ma tu lo vedi quanti fenomeni che ci sono stasera? Io scherzavo con te, ma qua non ce n'è uno, sanno di me. Allora, le 10 regole per una notte d'amore indimenticabile. No, grazie che mi spieghi a me le battute che io continuo a fare a te. Mi hanno detto che hanno visto già le prime suore. Le 10 regole per una notte d'amore indimenticabile, ok? Punto numero 1. Ma basta. Che cazzo state facendo? Gli andate dietro a tempo. Ma robe da matti, fammi finire in fretta, aspetta. Ma dove vanno ste foto poi? Ah, le fai tu? Questa la butti? Tu fai foto e le butti? Io verrei qua una settimana in vacanza, sai? Cioè invece di drogarmi vado a Campo di Giove, trovo tutti i miei amici, poi c'è quello che fa le foto e le butta. Tu hai iniziato a sfondare il palco? Io sto ancora facendo spettacolo. Che cazzo fai esattamente? Oh, ma non ce n'è uno normale. Le luci. Ah. Sì, Madonna santa, Madonna. Vabbè, scusate, perché questa me la so fatta tempo fa. Oh, dimmi.
È vero, è vero. Sai una frase di un famoso napoletano che ho fatto mio, qual è? Edoardo. Gli esami non finiscono mai. E questo, come stasera, l'abbiamo dimostrato, perché comunque quando ti capita un fenomeno così, che non è facile gestire, tu non ci avessi 25 anni di gavetta alle spalle, per quello io ho grande rispetto del pubblico, hai capito? Quello è, perché a fare i figli sono capaci tutti, poi ci vuole rispetto di tutti voi che mi date tanto calore. Beh, ok, allora andiamo. Le 10 regole per una notte d'amore, boom, boom, boom. Ok, punto numero 1: non indossare mai slip e calzini bianchi corti. La donna è molto attenta a questi particolari. Donne, d'accordo? Tanto ormai so solo più ricordi e lacrime, è finito tutto, eh? Ehi fu, grazie, spiegamela. Punto numero 2: scegli con attenzione la colonna sonora della tua serata. No a Gianni Morandi. Io dico punto primo perché, secondo me, hai pensato, penso io, sto facendo l'amore con una donna, tra i tanti pezzi che ha fatto Morandi, proprio sul più bello ci vado a mettere quella che fa uno su mille. Spiegate sempre alle altre cadaveri qua in zona. Punto numero 3: cura molto il tuo pelo, naso, orecchie, petto e schiena. Ma che cazzo sei, lo Yeti sei? Punto numero 4, io per questo vi chiedo il massimo di silenzio, ma non credo che con voi faremmo fatica. Sentite una mente umana cosa è riuscita a concepire. 4, quando indossi il preservativo, non farti notare, no? Mettetelo una settimana prima. Utilizza manovre veloci e sicure. Prank! Si fa l'amore, un attimo, devi far arrivare, un attimo. Punto numero 5, parlale sempre ed in continuazione, pensa che palle, sussurrandole a lei frasi d'amore tipo: nei tuoi occhi vedo la strada. Sì, dove battevi? Io ti ho tolta. 6, arrivano i fuochi, adesso. Durante l'amplesso afferrala delicatamente sotto le ascelle e indirizzala dove meglio credi. Cioè, tu prendi lei, track, vai a Sulmona, è lei che parte. Punto numero 6: se soffri di eiaculazione precoce, concentrati sulle tue passate esperienze lavorative. Se uno la mettesse in pratica, starebbe, l'immaginate, dici: io per 2 anni ho fatto l'idraulico, se voglio venire a fare il vigile qua. Vi farà bene tutto sto ridere? Non so, fai un'altra foto che poi butti a cazzo, falla con loro qua, va, vai. E con loro le mie amiche qua, sì. Tanto poi le butti tutte, che cazzo te ne frega. Con loro, qua. Così. E ti pagano per far foto che butti? Sei il coglione, sei tu. Uno che se non altro è sano di mente. Bene. 8, per lasciarle un ottimo ricordo della vostra notte d'amore, io dico se fosse ancora in casa questa, perché secondo me, di tanto in tanto, non sempre, di tanto in tanto spargi del mughetto nella stanza. Allora, mo voi mi dovete dire chi è il coglione in Italia, sta facendo l'amore con la propria donna, a un certo punto la sta botta, amore, pardon, e parte con il mughetto. Ora non siamo così deficienti in Italia, scusa. Punto numero 9, no, lo facciamo alla fine, magari tutti insieme se vi riesce. 9, il capolavoro. Se senti che lei non è più tanto lubrificata, chiediglielo pure dolcemente. Si è aperto un dibattito. In effetti, la domanda è: cosa?
io devo chiedere a lei che cosa. Poi dopo parliamo del fatto che dobbiamo rifare il tetto del condominio, va bene? Decimo e ultimo punto, prima di riaccompagnarla a casa, offrile una tazza di bergamotto. Ma dove lo trovo? Il problema è che da noi in Italia da una parte ci danno le informazioni, dall'altra ci prendono per degli imbecilli. Quando è arrivato il Viagra è partita una campagna informativa devastante. Vi siete chiesti perché quella pastiglia è blu? Guarda, se vuoi sapere i preventivi di funerali qua a Monte di Giove, eh? A voi non mi interessa il Viagra. In genere è lei che me le spiega le battute. Ma vi siete messe voi due? Dopo non andate via, vi do le date della tournée, io vorrei che veniste con me voi. L'altro magari appare così a cazzo, poi però vi invito io, va bene. Io mi sono chiesto perché quella pastiglia è blu, devo dirvi che non ho trovato la risposta, però ho iniziato a capire perché quei cacchi di buffi erano sempre allegri. Detto questo, come state a freddo? Ditemi voi. Vado avanti o... ce la fate ancora? Ma non dovete rientrare in clinic? Ma... signore, lascia me, inizia a prendere qualcuno di loro, grazie. Vedete, il problema noi in Italia che ridiamo, scherziamo, una cosa che è sempre uguale però in Italia è la grande differenza che c'è tra ricco e povero, perché i ricchi e i poveri conducono lo stesso tipo di vita, quello che cambia sono i dettagli, ci avete fatto caso, vi faccio degli matrimonio del ricco, com'è? 15 invitati, 3 tartine a testa, un complessino jazz, basta. Matrimonio dei poveri? 490 invitati, un pranzo che dura tra le 4 e le 8 ore, infatti molti sposi continuano a ruttare in viaggio di nozze, tutti che si inchiappettano, fanno il trenino e cantano, una massa di deficienti, anche la scelta dei cibi e dei vini è un attimino differente. Io sono stato invitato a uno di questi pranzi da povero, al termine del quale mi ha notato un digestivo alle erbe talmente schifoso che anche sull'etichetta c'era il frate che stava vomitando. Voi che l'avete capito, aiutate questi. I viaggi di nozze, i ricchi vanno dove gli pare, i poveri, una coppia di miei amici di Torino, sono sposati, stanno andando in viaggio di nozze a Savona, in macchina, quando gira male, c'è la puttana che stava guidando, ha iniziato a toccare le gambe a lei, lei l'ha guardato e gli ha detto, oi, guarda, siamo sposati, può andare anche un po' più in là. Cazzo, l'ha portata a 20 miglia, l'ha portata. A me, la cosa che mi dispiace... Questa l'hanno capita loro, ad esempio. La cosa che mi dispiace è che questa differenza c'è anche da morto. Se voi prendete le pagine bianche, ci sono le bare semplici e le bare di lusso. Dico, ma la bara di lusso cos'ha? Il tettuccio apribile, l'airbag. La bara semplice se l'è comprata al morto, lui. 15 giorni prima di morire è andato all'IKEA. Arriva all'IKEA e fa, avete qualcosa in moga, no? Non sto bene, 15 giorni vado, non sto bene. I funerali, come sono i funerali dei ricchi? Allora c'è la vedova, bellissima donna, tiene per mano un bambino, bellissimo bambino, c'è dolore, ma c'è un silenzio, funerale dei poveri? La vedova che spara di quelle stronza, no, no, nella bara, no, e dove cazzo te lo buttiamo? Per terra! Guarda il marito nella bara e i 5 figli che gli ha lasciato e dice, perché te ne sei andato? Dai che mi viene da ridere anche a me. Vedi, anche loro vorrebbero venire con te e loro toccandosi la sala giochi dicono, non ci pensiamo proprio, non ci pensiamo. Com'è la giornata del ricco? Cosa fa? Si alza mattino, colazione all'americana, poi va in ufficio, no? Veloce passata i giornali, subito dopo veloce passata la segretaria, poi inizia a lavorare, torna a casa la sera, chi lo aspetta? La moglie, che minimo un ex fotomodella, ci fa l'amore, si addormenta, la cosa è finita. I poveri cosa fanno? Allora, molti poveri si alzano mattino, non si lavano, perché non hanno il bagno, ce l'hanno sul ballatoio. Io dopo anni ho capito perché si chiama ballatoio, perché sono tutti in coda all'aperto che ballano in attesa di andare a cagare, colazione la fanno in un vaso da notte di caffè latte dove ci bagnano dentro la colomba di Pasqua anche se Natale, perché non si butta via niente, va in fabbrica, timbra cartellino 8 ore, numazze tanto, torna a casa la sera, anche lui lo fa l'amore, chi lo aspetta? La moglie, un cinghiale con la vestaglia, per cui la prende, la sbatte sul letto, poi la riguarda, la sbatte contro il muro e se ne va a dormire. I ricchi nel loro bagno, me lo fate alla fine, avranno sicuramente la vasca idromassaggio, sapete come funziona, no? Ci sono gli uccelli, esce l'aria immessa fa ribollire l'acqua della vasca da bagno. Noi poveri
se vogliamo far ribollire l'acqua della vasca da bagno. Li faccio. Ma come capite le battute voi? Effettivamente o ci lasciamo un po' andare o ci buttiamo una aspirina, no? Io un anno ho fatto tutte e due le cose, andavo con la tavoletta da Windsor, facevo le onde. Enrico, l'avete visto quando esce dall'acqua? Com'è? Capelli perfetti, costume di re, è bello, è figo, Enrico è figo. Noi poveri come usciamo dall'acqua? Con i pezzi d'alga qua sul collo, i capelli che sembra che li ha infilati nel culo di un procione, qua davanti c'hai un rigonfiamento che la moglie lo vede e fa grazie Dio, è acqua, è solo acqua. Anche sto fatto dei viaggi low cost, no, bisogna fare attenzione, perché dietro la parola low cost c'è la fregatura, perché magari il periodo di Natale, 4 persone, 7 giorni sulla maiella, si riesce a trovare a 500 euro. Come funziona? Ti prendono col pullman, ti lasciano direttamente sulla maiella, così. Cioè, il padre, la madre, i tuoi figli sciatori dietro e fanno pista. Primi 10 minuti, vabbè. Dopo mezz'ora che sei lì, ti viene in mente che forse ti hanno fregato oppure... noi non devi mai far domande, sai? C'avete freddo bambino? Scusate, ci pensa papà. Scusi, organizzatore, scusi, l'albergo? Sia gentile, legga qua su Tepliano, cosa c'è scritto? 7 giorni sulla neve. Chi cazzo ha mai parlato dell'albergo? Fatemi bene, dai, fatemi bene.